L'idea di analizzare i sogni è uno dei contributi più grandi, forse il più grande, che Freud abbia portato al pensiero occidentale. L'idea che ci fosse qualcosa nei sogni. Freud si deve essere chiesto: ma non è strano che ci sia tutta un'altra forma di pensiero in cui siamo impegnati di notte? Una forma che parla un linguaggio che non comprendiamo veramente. Cosa diamine è? Puoi liquidare la faccenda come tanti nostri contemporanei dicendo che i sogni non significano niente, che sono solo un processo casuale. Affermazione assurda, ovviamente, perché qualsiasi cosa siano, di certo i sogni non sono casuali. Quindi l'idea di Freud è che nei sogni ci fosse qualcosa di informativo. Lui aveva un metodo per estrarre ciò che il sogno pretendeva di rappresentare ed ha approfondito molto il tema in un libro che vi raccomando. È molto corposo e dettagliato. Freud ha fatto un lavoro straordinariamente completo nell'analisi del funzionamento dei sogni. Ha adoperato un quadro teorico complesso nella sua analisi della struttura dei sogni, concludendo che questi fossero principalmente appagamento di desideri. Su questo punto Freud e Jung erano in disaccordo. Freud riteneva anche che il fattore motivazionale principale per gli esseri umani fosse di natura sessuale. E questa è una cosa più difficile da mettere da parte, perché anche se sei un darwinista piuttosto che un freudiano, dovrai accettare il fatto che la spinta sessuale è una delle principali motivazioni tra gli esseri viventi, che altrimenti non si riprodurrebbero, sopravvivendo nel lungo periodo. I sogni e le rappresentazioni mitiche condividono la stessa struttura narrativa, sono praticamente identici. Non è insolito notare che certi sogni notturni sono simili a film che vanno in onda nella tua testa. E non è insolito notare che i sogni notturni hanno grandi affinità con i sogni ad occhi aperti in cui ti perdi di giorno. È una forma di cognizione, una forma involontaria di cognizione, ed è molto strana. Jung pensava ai sogni come alla natura che parla da sola, grosso modo. Lui pensava che quando dormi e sogni, i sogni ti capitano, non sono qualcosa che decidi di creare, non pensi nemmeno di volerli creare. Se qualcuno ti chiede a che cosa stai pensando, tu rispondi prendendoti il merito di ciò che pensi, perché ti sembra un'attività volontaria. Di notte, al contrario, sperimenti un pensiero di tipo involontario. Ecco perché Jung affermava che qualcosa sta pensando in te. È un modo perfettamente ragionevole di vedere la cosa, e questo rende gli psicanalisti così strani, perché questi vorrebbero portare le osservazioni alla loro logica conclusione. Ci sono cose che pensano in te. Chi o che cosa sono? A cosa stanno pensando? E perché ci pensano? Praticare l'analisi dei sogni è un campo molto scivoloso, perché chi dice se la tua analisi è corretta? È molto difficile. Quando analizzi i sogni di qualcuno, generalmente gli chiedi di raccontare il sogno più volte. Alla seconda narrazione ti sei fatto un'immagine. Mentre lo raccontano, menzionano dettagli e personaggi, e ogni volta che lo fanno gli domandi che cosa questi gli ricordano. L'ipotesi è che i sogni presentino un'immagine, un'idea, associati ad una rete di altre idee, e se riesci ad estenderti attraverso questa rete di collegamenti, mentre attraversi il racconto, puoi fare delle elaborazioni, risalire sempre più su, ipotizzare cosa il sogno sta cercando di proporti. L'idea di Freud era che il sogno sapesse esattamente cosa stesse cercando di fare, ma il suo contenuto veniva soppresso, oppresso da un censore interiore, quindi il sogno doveva essere subdolo in ciò che diceva, perché doveva consegnare un messaggio che la persona non avrebbe voluto sentire, un concetto che Freud legava all'idea di repressione. Non era questa l'idea di Jung. Il suo pensiero era differente. Jung affermava che il sogno stava cercando di comunicare nel modo più chiaro possibile. Quello è il meglio che potesse fare. A mio avviso, questo è il modo giusto di intendere. I sogni sono il luogo di origine dei pensieri, allo stesso modo in cui gli artisti sono il luogo di origine della cultura. È esattamente lo stesso processo. La mente è all'esterno e cerca di comprendere quello che ancora non ha compreso, e cerca di farlo innanzitutto presentando delle immagini, e lo fa nei sogni, in modo incoerente. Sì, direi che questa è la parola, incoerente.
Perché non si tratta di pensieri a tutti gli effetti. È il luogo di origine dei pensieri, una fantasia riguardo a ciò che potrebbe essere. Poi, se riesci ad afferrare la fantasia, a condividerla con altre persone, magari loro potranno elaborarle e portarle nell'esistenza più chiaramente, perché altrimenti sarebbero rimasti i precursori di un pensiero nella tua immaginazione. Ho dedicato tanto tempo alla lettura di Carl Jung, ed attraverso Jung ed anche Jean Piaget e la sua psicologia dello sviluppo, ho iniziato a capire che i nostri sistemi articolati di pensiero sono incastonati in qualcosa di simile a un sogno, e questo sogno è alimentato in modo molto complesso dalle informazioni che provengono dal modo in cui ci comportiamo. Ci comportiamo in modi che spesso nemmeno comprendiamo. Se non fosse così, non avremmo bisogno della psicologia, della sociologia, dell'antropologia e di tutto il resto, perché saremmo completamente trasparenti a noi stessi, e invece non lo siamo. Siamo molto più complicati di quanto riusciamo a comprendere. Quindi il modo in cui ci comportiamo contiene molte più informazioni di quante non riusciamo a concepire. E parte del sogno che circonda la nostra conoscenza articolata è stata estratta come conseguenza del fatto che osserviamo reciprocamente il nostro comportamento e raccontiamo storie su questo da migliaia e migliaia di anni, estraendo modelli di comportamento che caratterizzano l'umanità e cercando di rappresentarli in modo efficace attraverso l'imitazione, ma anche attraverso il dramma, la mitologia, la letteratura, l'arte e tutto il resto, per rappresentare ciò che siamo, così da poter capire come siamo fatti. Vedo in tutto questo la lotta dell'umanità per elevarsi al di sopra dei suoi antenati animali e per diventare consapevoli di ciò che significa essere umani. Ed è una cosa molto difficile, perché non sappiamo chi siamo, cosa siamo, da dove veniamo, nessuna di queste cose. La vita è una catena ininterrotta che va a ritroso nel tempo fino a 3,8 miliardi di anni fa, qualcosa di incredibile. Ogni singolo vostro antenato si è riprodotto con successo per 3,8 miliardi di anni ed è assolutamente incredibile. Siamo emersi dal fango ed eccoci qui, autocoscienti, ma senza sapere come, e stiamo cercando di capirlo, di capirci. Freud, in un certo senso, ha cercato di raccogliere le informazioni che abbiamo, partendo dal concetto che le persone vivono all'interno di un sogno. Gli psicologi cognitivi ci concepiscono in un certo senso come macchine computazionali. Gli antichi pensavano fossimo inabitati da dei, anche se è più complicato di così. Ad esempio, la rabbia sarebbe un dio, Marte. È lui che ti possiede quando ti arrabbi. Lui ha un suo punto di vista e dice quello che vuole dire, che magari ha poco a che fare con te quando sei ragionevole. Lui abita in te, abita in chiunque, anche negli animali, esiste da sempre. È un'entità psicologica trascendente che può abitare anche il corpo politico, come un pensiero che pervade il cervello. È un modo di pensare la cosa, un modo molto strano, ma ha decisamente il suo perché.